Buon pomeriggio a tutte le sanvitesi e a tutti i sanvitesi. Oggi, venerdì 3 aprile, ricordiamo subito che è giorno della patria del Friuli e questo per essere anche in sintonia con gli avvenimenti che magari passano in secondo piano rispetto a questo drammatico momento che stiamo attraversando. Subito un saluto affettuoso, un saluto di solidarietà a quanti sono direttamente coinvolti in questa lotta contro questo nemico invisibile e a tale riguardo voglio anche qui ricordare che noi abbiamo 61 persone coinvolte nel nostro territorio comunale per quanto attiene proprio al coronavirus. Quando diamo questo dato, esso è comprensivo sia delle persone che sono in quarantena e non necessariamente positive, sia delle persone che sono in ospedale, sia delle persone che sono in RSA. Ecco, quindi 61 abbiamo detto, in questo quadro 28 maschi e 33 femmine. Detto questo, a loro, dicevo, va la nostra solidarietà, ma va anche, come dire, un incitamento a far sì che possano superare questo momento così difficile, sentendo vicino a tutta la comunità. Detto questo, voglio anche subito dire che abbiamo dato seguito all'annuncio che avevo fatto, che mi ero permesso di fare, quello cioè di far sì che possa riprendere, dillo al sindaco, vi ricorderete questa iniziativa che avevo avuto modo di intraprendere e che si svolgeva il venerdì quando c'era il mercato. Bene, abbiamo ritenuto di riprenderlo telefonicamente. In che modo? Il lunedì e il mercoledì dalle ore 10:30 alle ore 11:30, chi riterrà di voler parlare con il sindaco per porre questioni può chiamare lo 0434 842 980, cioè la segreteria del sindaco, e poi il venerdì sarà da me richiamato direttamente per poter corrispondere proprio a questo colloquio e ascoltare direttamente la problematica che vorrà sottopormi e, per quanto possibile, ricevere le risposte. Credo che è un modo anche per cercare in qualche misura di dare le informazioni che possono essere richieste, le problematiche che si pongono, ma anche per poter da parte nostra essere quanto più vicini alla comunità. Detto questo, voglio anche permettermi di segnalare una bella disponibilità che abbiamo avuto proprio qualche giorno fa da parte del monastero, da parte della suora, cioè quella che chi ritiene di voler parlare, dialogare, ricevere conforto da parte delle suore, può chiamare il numero che loro hanno messo a disposizione, cioè il 338 2013 913 e parlare, ripeto, dialogare, ricevere conforto da parte delle suore del monastero di San Vito. Anche questa è una bella iniziativa, una bella disponibilità, così come le altre iniziative di solidarietà che nella nostra cittadina sono in corso, e va il nostro ringraziamento alle sorelle, così come a tutti coloro i quali in queste giornate sono protagonisti di azioni varie di solidarietà. Detto questo, davvero ancora un saluto e un arrivederci.